Gianni! Voi non sapete chi siamo, vero? No. Avete perso conoscenza? Di chi siamo noi in realtà? Siamo noi in realtà. Ma siamo tornati. E questa volta, dopo non sapete neanche quando torniamo. Se volete andare ad ascoltare la nostra radio che abbiamo aperto qualche settimana fa. Visto che sono 12 ascolti. 12? 12. Davvero? Mamma mia. Ciao Freeberg. Oh, andate sul sito Spreaker e scrivete... Radio Cool, come Radio Cool, basta. Vabbè, no, comunque ragazzi, è un po' di tempo, siamo già 79. Sì. Voleva scrivere 80. Ma non l'abbiamo fatto, passiamo subito ai fatti. Esatto. E... quant'è che è morto? No, seriamente, no, quant'è che è morto? Qualche due settimane fa circa, 10 giorni fa. No, sì, comunque. È morto il nostro zio. È morto il nostro zio, zio Steve. È per questo che abbiamo fatto una prolungata assenza. Per le condoglianze. No, non è vero. Però ci sei rimasti un po' da merda, io soprattutto. Sì, lui ci è rimasto più male per Simoncelli. Ma non che dico puoi, niente che puoi fare le condoglianze. Anche lui. Condoglianze, ma. Che oggi c'è anche il funerale, quindi. C'era, già passato. Sì, vabbè, c'era anche. E tu eri a teatro? Sì. Diciamo che a teatro, lui si fa teatro. E quindi, ok, così. Basta. Passiamo ai fatti. Vi siamo mancati. Quindi, cosa possiamo dire? Non fare il cretino, perché questo qua è un freebox serio. È un freebox di lutto. Allora. Com'è un pizzo? Volevamo... Allora. In modo... Parliamo assieme di coppie. Magari capita a molte persone che una ragazza tratta male un altro ragazzo, vero? Esatto, quindi bisogna fare ingelosire la ragazza. Bisogna farla sempre ingelosire. Quindi, o per il ragazzo, la ragazza e il ragazzo è inverso. Fammi tipo il cosino di Uomini e Donne. Io odio Uomini e Donne perché ne merita cagata. Chiunque lo veda di voi, disiscrivetevi. Sto grande fratello, quindi poche balle, quindi iniziate a guardarlo. Chiunque di voi guarda Uomini e Donne si deve disiscrivere dal nostro canale. Comunque, un iscritto. Cioè... le ragazze potrebbero ingelosirsi di questa cosa, oppure anche i ragazzi. Quindi io vi consiglio di scaricare da l'App Store al modico prezzo di 79 centesimi oggi. Noi gratis. È gratis perché non siamo fighi, perché siamo fighi, no, perché anche gratis. Da chi è installo lo scarica così, giustamente. Esatto, io non ce l'ho, tu ce l'hai. Io ce l'ho. Quindi per fare ingelosire una ragazza scaricate Chiamami, si chiama proprio Chiamami, applicazione false chiamate si chiama, sapete perché? Potete impostare, come vedete qui, dei nomi di persone, personaggi famosi o anche che conoscete voi aggiungendolo manualmente, di persone che vi chiamano fra un 5-10 secondi quando volete. Faccio un esempio: io metto che fra 5 secondi mi chiama una persona, la mia, oppure fra 15 minuti dico che mi deve chiamare una mia amica. Faccio l'esempio, guardate fra 5 secondi chi mi chiama, posso scegliere anche la suoneria. Tre suonerie, tutto. Andate, ma to? Chi è? Ah, ma guarda! Aspetta, rispondiamo! Caro Belen! Mamma mia, vecchio Belen! Saluta! Ciao! Non la sento più. La senti? È caduta la linea, forse? E allora cosa facciamo in questo caso? Chiamiamo su fine e la chiamata va via. E per le ragazze, invece, vuoi fare il proprio ragazzo? Vabbè, ovviamente, possono... No, io sceglierei... Aspetta, no, dopo. Dopo. Poi? Chi vuole... Per le ragazze verso i ragazzi. Io opterei però così freddi. Mamma mia, Raul, quanto tempo. Ah no, non devo ancora rispondere. Scusa, non tocca. Tolta la linea. Oppure per i ragazzi che vogliono proprio strafare, anche per le persone più anziane. Questa applicazione è fatta per molte persone. Perché sinceramente. Oh, presidente! Rispondi. PDL pronto. Parlo Umberto Bossi. No, comunque ragazzi è una figata perché potete fare gli scherzi. Esatto, io scrivo un nome. Si può anche aggiungere il nome. Cioè, esatto, come si fa aggiungere? Si fa il più e qua si aggiunge il nome. Per esempio Gianni. E una Gianni. Ragazza di cui Aurora la quaglia, ad esempio, non so perché devo vuoi fare ingelosire qualcuno con un nome a caso, Aurora la quaglia. Tu oppure Phantom esatto. Altro cosa. Guardate.
ecco, voi Aurora la quaglia. Che è piena terra di richiamare. Ma perché naturalmente di questa persona voi non avete il numero. Quindi non potete metterci la foto perché non. E se non avessi il numero non potresti neanche mettere il nome, sinceramente. Comunque, ragazzi, buon divertimento. Perché no, dai, che bello. Si è già prolungato, si è già prolungato, ok? Anche quanto dura sto video? Un po'. Ma digli qualcosa. La prossima. Ma chi è? Conta un po' di storia.